cerchiamo di investire sul nostro territorio al fine di avere risorse che siano skillate e pronte per essere impiegabili e quindi ridurre, diciamo così, il tempo di preparazione per essere pronti a queste sfide che sono dinamiche. Crescere, formare e permettere ai ragazzi di trovare lavoro immediato. È con questo obiettivo che ad Arezzo, per la prima volta in Italia, scuole superiori, università e attività produttive si sono unite. Con l'impegno appunto delle aziende abbiamo la possibilità di formare i ragazzi anche all'interno, attraverso le lauree professionalizzanti, anche all'interno delle imprese stesse, e soprattutto cercare proprio di individuare dei corsi e dei profili professionali che sono quelli richiesti oggi dal mercato. Il polo universitario ha infatti aperto le sue porte alle principali realtà imprenditoriali del territorio. Abbiamo la fortuna di essere una provincia con aziende leader nei loro settori, soprattutto in quello dell'elettronica, dell'informatica, della meccanica, della digitalizzazione, che cercano tanti ragazzi da inserire nelle loro aziende con un livello di formazione all'avanguardia. Inserendo dentro le aziende, questi ragazzi avranno la possibilità di avere una formazione molto legata al mondo del lavoro e quindi di passare dallo studio al lavoro direttamente. In un momento storico in cui è veramente difficile, pensiamo in provincia d'Arezzo, la provincia con la maggior dispersione scolastica, e sappiamo quanto è complesso trovare lavoro, questa è veramente un'opportunità unica sia per i ragazzi che per le famiglie. Noi quello che vogliamo, l'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di creare un bacino di candidati, di talenti che formiamo nel tempo con la classica formula, il dualismo previsto da questa tipologia di interventi formativi, quindi sia in aula che on the job, al termine dei quali, su diverse gradazioni, noi possiamo avere tre o quattro figure di riferimento che possono essere già operativi già dal giorno 1 in azienda da noi. Quattro infine al momento gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto. Da ora in poi dunque sarà possibile seguire il corso di informatica del Politecnico di Milano anche all'interno delle scuole aretine. Gli studenti aretini hanno a disposizione degli insegnamenti di alto rango, formano però una classe, seguono assieme i corsi, ci sono i loro professori di scuola superiore come tutor. E le scuole stesse mettono a disposizione del polo universitario aretino i locali, gli ambienti, le aule.